Giorgio. Ma a proposito di famiglia marchigiana, vogliamo spendere qualche parola per far conoscere la sua storia? Va bene, saremo brevissimi. La storia della famiglia marchigiana inizia 148 anni fa, il 1 luglio 1869, quando si costituisce la società di mutuo soccorso per gli operai in Bardi, una specie di cassa mutua locale dove i soci versavano settimanalmente una quota che andava in un fondo comune, che serviva sempre ai soci in caso di necessità, per malattie, infortuni ed esigenze straordinarie. Nel tempo poi le cose sono cambiate. Con la nascita delle casse mutue professionali e i vari istituti previdenziali statali, la società bardigiana perde così, anno dopo anno, la sua funzionalità principale e il 20 marzo del 1966 viene trasformata in Famiglia Bardigiana, antica società di mutuo soccorso fra gli operai in Bardi. L'ultimo statuto è stato approvato il 28 dicembre 1997 con regolare atto notarile. E arriviamo ai giorni nostri. Cosa possiamo dire? Che dal 1981 la famiglia bardigiana ha preso in mano la redazione del giornalino Valceno e ne continua la stampa con uscita quadrimestrale. L'uscita di dicembre porta il numero 133, che l'attuale consiglio direttivo è stato rinnovato il 14 dicembre 2014 e resterà in carica fino al 13 dicembre 2018, quando ancora per un anno scarso. Che quest'anno è stata fatta la raccolta informatica di tutti i giornalini di Valceno, dal numero 1 fino ad oggi, e che presto sarà disponibile e che rappresenta la storia contemporanea del nostro paese. In primavera ha sponsorizzato la sacra rappresentazione della Passione di Cristo con la preziosa collaborazione della parrocchia di Bardi. Ha concesso il patrocinio gratuito per la pubblicazione del libro Speranza oltre i monti, storia del gelato, edito dall'Accademia Italiana della Cucina. Ha contribuito all'accoglienza di un gruppo di studenti vincitori di un concorso dell'associazione Life Beauty di Milano ed ha organizzato questo spettacolo.